Non è bellissimo quest'albero? E queste decorazioni vintage sono favolose! Ti spiace se ne aggiungo qualcuna? Più ce ne sono meglio, eh? Vuoi vedere la mia preferita? Hai mai pensato di mangiarne una? Sa di ciliegia! Tina, non è pericoloso! Ma smettila! L'ho fatta io! È facile, su! Ti faccio vedere! Innanzitutto metti delle caramelle gommose rosse in un bicchiere d'acqua. Gira bene e velocemente. Appena è tutta rossa, mettila dentro una siringa per alimenti. Metti da parte il bicchiere e inietta il liquido dentro una pallina di plastica. Riempila tutta! Chiudila poi con un gancetto per appenderla e infine congelala. Togli il rivestimento e boom! Ti ho detto che era semplice! Voglio provarci! Posso? Che gusto è questo? Ananas! Buonissimo! Altri regali, signorina? Ma a cosa le servono tutti questi regali? Ne ho portati così tanti che mi fa male la schiena. Oh, adesso voglio aprire questo. Chissà cosa sarà. Un iPhone d'oro! Ma io volevo quello con i diamanti. Ah, che noia! E no? No. Com'è morbido, mi piace. Un delizioso omino di pan di zenzero, tutto per me. È così carino e gustoso. Non vedo l'ora di mangiarlo. Allora, ti piace il latte, signor pan di zenzero? Devo scaldarmi, fa così freddo. Ah, che bella sensazione. Il mio omino di pan di zenzero! Tu l'hai rotto! No! Oh, stai calma adesso, è stato un incidente. Guardalo, non ha più la testa! L'aggiusterò io. Rimani un attimo qui, ok? Prendi un guanto e separa il dito in questo modo. Quindi riempi l'estremità con dei batuffoli di cotone. Assicurati di spingerli bene nel guanto. Cuci il guanto per sigillarlo. Quasi. Aggiungi dei dettagli per ottenere un omino di pan di zenzero. Non resta che regalargli un bel sorriso. Perfetto, sembra felice. Ehi ragazzina, mi dispiace per il tuo omino, ma prendi questo. Che ne pensi? È per te. Davvero, per me? Wow, grazie! Grazie mille, l'adoro! Oh, ecco, puoi avere questo. Wow, per me! Ottimo scambio. Quanto è buono l'omino di pan di zenzero. Questa è l'ultima casa. Oh, che nottata! Babbo Natale ha bisogno di allenarsi di più. Oh, ciao, biscotti e latte, i miei preferiti. Sembra delizioso. Oh, il mio dente! Questo non lo mangio. Almeno c'è del latte. Il mio lavoro mette sete. Oh, non è molto buono. Oh, il mio stomaco! Non va affatto bene. Oh, oh, Babbo Natale deve andare in bagno. Che sonno. Ehi, Babbo Natale è stato qui. Cos'è tutto questo casino? Guarda, dei regali. Vediamo che cosa abbiamo. Wow, ce ne sono tanti. Il miglior Natale di sempre. Wow, le calze. Tutto qui? Questi non mi servono. Ah, banale. Un mazzo di chiavi? Per cosa? La luna, fighissimo! Proprio quello che ho sempre voluto! Chissà se funziona. I miei amici saranno così gelosi. Delle calze, sì, che bello! Grazie, Babbo Natale! Woo! Una rosa, che fortuna! Oh, quella blu è carina. So io cosa fare. Come sono calde, sono la ragazza più fortunata di sempre. Oh, ehi ragazza. Ehi tu. Bacetto.
Cosa c'è? Ti rendi conto che è Natale? Dove sono le tue decorazioni? Non vedo nemmeno un cappello da Babbo Natale. Ecco cosa mancava, ci penso io. Che mi dici? Wow, adesso sì che va bene. Il tuo albero però è tristissimo. Ma dai, sistemo in un attimo. Non mi convince. Stai scherzando? Va bene. Manca ancora qualcosa. Ok, quello sì che è un bell'albero, finalmente. I soldi risolvono tutto. Che noia. Guarda che banchetto. Il Natale in prigione è orrendo. Eh? Cos'è stato? Eccellente, i miei complimenti allo chef. Ciao, oh nulla, stavo mangiando. Il cibo sembra delizioso. È davvero ingiusto. Ci deve essere qualcosa da mangiare qui. Vediamo. Topi! Ok, respira, è andato. Cosa c'è qui sotto? Nulla, magari questa bustina di tè. Tè freddo. Ok, buon Natale. Frizzante. Niente, ci dovrà pure essere qualcosa da usare. Guardati, sei affamata. Oh, forse dovrei aiutarlo. Nah. Salve, il direttore mi ha mandato per sistemare le sbarre. Iniziamo a lavorare. Psst, ehi, vieni. Parli con me? Svelta, vieni qui. Che c'è? Ho qualcosa per te. Caramelle? Avrei preferito evadere, ma grazie. Guarda, ha forma di renna. Carina, vero? Ma chi sei? Ora te lo mostro. Oh, oh, oh. Buon Natale! Babbo Natale? Wow, hai avuto la mia lettera. Grazie per le caramelle. Fammi spiegare come le ho fatte. Prendi due bastoncini di zucchero. Metti una striscia di colla al centro. E premi una barretta di cioccolata sulla colla. Aggiungi un paio di occhi. Ogni renna ha un naso rosso. Ecco, la caramella più bella di sempre. È così semplice. Wow, grazie babbo. Ci vediamo. Fa la brava, mi raccomando. Ciao. Wow, un miracolo di Natale! Ok, credo ci sia tutto. La mia festa natalizia è pronta. Oh no, l'albero! Che imbarazzo! Per fortuna ho questa scatola di decorazioni. Molto carine. Mi ci vorrà un attimo. Non c'è male. Un gingillo qui. Manca solo il tocco finale. Ecco fatto, sembra a posto. Oh, devo ancora mettere qualcosa in cima. Deve essere qui. È rotta. Cavolo. Eh? Che succede alla luce? Davvero? Ehi, funziona. Non puoi fare così prima della festa. Magari è la lampadina. Fulminata. Forse... so come aggiustarla. Prendi la lampadina e avvolgila con un nastro. Annodalo con un fiocco. Inserisci un anello di schiuma in cima. E usa una penna per aggiungere alcuni dettagli, come due occhi e il sorriso. Per il naso, penna rossa. Ecco un pupazzo di neve. Ora, dove lo mettiamo? Oh, trovato! In cima all'albero. E adesso divertiamoci! Rudolph dal naso rosso! Questo maglione sarà un regalo fantastico! Nella scatola! Perfetto! Adesso basta fare il fiocco! Dov'è finito? Non posso lasciarla così! Mi serve un fiocco!
i libri. Che idea? Proprio quello che mi serve. È minuscolo, non va bene. Proviamo a vedere qui. Nah, inutile. Pensa, dove puoi trovare dei fiocchi? Camice, vestaglia. Questo è interessante. Non è proprio natalizio. Potrei... Nah. Ci sarà qualcosa che posso usare? Ehi, voglio giocare ai videogiochi. Sì, divertente. È così fastidiosa. Un momento. I nastri. Fermo. Sono un ninja. Non faccio rumore. Ma che fai? Lo dirò a mamma. Ecco, prendi questo. Giallo? Ma forse va bene. Ma posso migliorarlo. Grazie, mamma. Torna qui. Sto vincendo. Questo funzionerà. Usa la piastra per capelli per lisciare il nastro. Fallo lentamente, togliendo ogni piega. Quasi fatto. Ecco. Sembra nuovo. Ora lo leghiamo. Sopra, intorno al retro. Lo infiliamo qui. Fatto. Non male, vero? È per me? Dammelo. Via quelle manacce! Dicono che il Natale sia il periodo più bello dell'anno. Ma come fanno ad andare storte così tante cose tutte insieme? Tieniti forte, perché abbiamo un sacco di trucchetti per te. Il momento di addobbare è arrivato. È un anno che non vedo queste cose. È così. È così. È così logoro. Non ricordo che fosse così l'anno scorso. Non era più pieno? Adesso sembra un lavoretto d'arte andato a male. Come ci è finita la mia gomma qui? Altro che spirito del Natale. Adoro questo periodo dell'anno. C'è così tanto cioccolato. Oh, la mia brutta ghirlanda deprime anche te, è vero? È un vero peccato. Grazie, Tina. Sai che c'è? Penso di poterla sistemare. Che hai detto? Gira il cioccolatino e mettici due fogli sopra. Posa un elastico per fissarli adesso. Dopo attacca tutto alla ghirlanda di polistirolo. E alla fine verrà così. Che modo delizioso per fare il Natale! Mi dispiace, vecchia mia. Sei rimpiazzata? Dovrei cucinare qualcosa di diverso. Oh sì! Posso fare una torta di Natale! Cominciamo con la farina, qui. Ma che casino! Immagino faccia parte del processo, ok? Adesso le uova! Ci sono! Wow! Ma chi ti ha insegnato a romperle in quel modo? Adesso i confettini! Polvere di fata, ma da mangiare! Solo un pizzico. Adesso dice latte intero. Come vuoi, libro? Mi assicuro che sia ancora buono. Basterà, vero? E adesso la parte divertente. È come spremere un cervello. Ehi, Thomas, che fai? È la tua prima volta ai fornelli, vero? Sono un esperto ormai. Beh, quasi. Chissà se posso rimediare. Fatti da parte, c'è una nuova pasticcera in azione. Aggiungiamo del colorante alimentare verde. Una volta mescolato tutto per bene, dovrebbe essere così. Poi prendiamo un cucchiaio e ricopriamoci un cono. Una volta ben coperto, aggiungiamo i confettini. E
E in men che non si dica abbiamo fatto un alberello di Natale. Mettiamolo in piedi sul piatto, vicino alle altre creazioni. Si possono fare un sacco di cose originali. Ma dove hai imparato a farlo? Oh, è soltanto un'idea che avevo in testa da un po'. Tieni il primo? Scommetto che è buonissimo. È un capolavoro tutto zuccherato. Sì. Allestire casa per una festa è una vera e propria arte, soprattutto quando arriva il Natale. Sta venendo bene, ma manca qualcosa. Bisogna avere una bella scorta di dolci. I miei amici non ne hanno mai abbastanza. Oh, cavolo! Oh! Oh no! Guarda il cestino, si è rotto! Oh no! Non credo di averne un altro! Non ho più voglia di festeggiare adesso! Ehi! Sono caduta e l'ho rotto! Puoi farci venire l'ispirazione per qualcosa di creativo? Prendiamo il cestino rotto e mettiamoci una striscia di colla proprio così. Prima che si asciughi, attacchiamoci un bastoncino di zucchero. Piano piano possiamo coprirlo tutto, vedi? Non dimenticare il fiocco! Qualcuno ha ordinato un cestino di caramelle? È fantastico! Ed è molto più natalizio di prima! Perché non lo riempiamo tutto? È perfetto! Questa festa natalizia sarà stupenda! Certo che ti piace tanto la coca, eh? Io l'ho già finita. Ci penso io. Una coca fresca in arrivo. A dopo. Adesso sono solo soletto. Sì? Posso averne ancora? Ecco qui. Va bene, grazie. Ciao. Beh, anch'io ne voglio ancora! Wow! Andateci piano, ragazzi! Ho soltanto due mani, io! Qualcuno mi aiuti! Non penso ce ne sia abbastanza! Su, ragazzi, fatemi pensare! Ci sono! Inclinando i bicchieri nel modo giusto... Basterà soltanto un gesto per riempirli tutti. Anche 20 se ce ne sono. Chiamatemi pure distributore di coca. Eh? Ma sul serio? Beh, tanti auguri a me. Non è bellissimo quest'albero? E queste decorazioni vintage sono favolose. Ti spiace se ne aggiungo qualcuna? Più ce ne sono meglio, eh? Vuoi vedere la mia preferita? Hai mai pensato di mangiarne una? Sa di ciliegia! Tina, non è pericoloso! Ma smettila! L'ho fatta io! È facile, su! Ti faccio vedere! Innanzitutto metti delle caramelle gommose rosse in un bicchiere d'acqua. Gira bene e velocemente. Appena è tutta rossa, mettila dentro una siringa per alimenti. Metti da parte il bicchiere e inietta il liquido dentro una pallina di plastica. Riempila tutta! Chiudila poi con un gancetto per appenderla e infine congelala. Togli il rivestimento e boom!
Ti ho detto che era semplice. Voglio provarci. Posso? Che gusto è questo? Ananas! Buonissimo! Pensi che questi trucchetti ti saranno utili in questo periodo? Assicurati di condividere il video con i tuoi amici per fargli conoscere questi segreti del Natale! Questi li hai visti? Iscriviti al nostro canale YouTube per non perderti nulla! Dovrei cucinare qualcosa di diverso. Oh sì! Posso fare una torta di Natale! Cominciamo con la farina, qui. Ma che casino! Immagino faccia parte del processo, ok? Adesso le uova! Ci sono! Wow! Ma chi ti ha insegnato a romperle in quel modo? Adesso i confettini! Polvere di fata, ma da mangiare! Solo un pizzico. Adesso dice latte intero. Come vuoi, libro. Mi assicuro che sia ancora buono. Basterà, vero? E adesso la parte divertente. È come spremere un cervello. Ehi, Thomas, che fai? È la tua prima volta ai fornelli, vero? Sono un esperto ormai. Beh, quasi. Chissà se posso rimediare. Fatti da parte, c'è una nuova pasticcera in azione. Aggiungiamo del colorante alimentare verde. Una volta mescolato tutto per bene, dovrebbe essere così. Poi prendiamo un cucchiaio e ricopriamoci un cono. Una volta ben coperto, aggiungiamo i confettini. E in men che non si dica, abbiamo fatto un alberello di Natale. Mettiamolo in piedi sul piatto, vicino alle altre creazioni. Si possono fare un sacco di cose originali! Ma dove hai imparato a farlo? Oh, è soltanto un'idea che avevo in testa da un po'. Tieni il primo? Scommetto che è buonissimo. È un capolavoro tutto zuccherato! Sì! Allestire casa per una festa è una vera e propria arte, soprattutto quando arriva il Natale. Sta venendo bene, ma manca qualcosa. Bisogna avere una bella scorta di dolci. I miei amici non ne hanno mai abbastanza. Oh, cavolo! Oh! Oh no! Guarda il cestino, si è rotto! Oh no! Non credo di averne un altro! Non ho più voglia di festeggiare adesso! Ehi! Sono caduta e l'ho rotto! Puoi farci venire l'ispirazione per qualcosa di creativo? Prendiamo il cestino rotto e mettiamoci una striscia di colla proprio così. Prima che si asciughi, attacchiamoci un bastoncino di zucchero. Piano piano possiamo coprirlo tutto, vedi? Non dimenticare il fiocco! Qualcuno ha ordinato un cestino di caramelle? È fantastico! Ed è molto più natalizio di prima! Perché non lo riempiamo tutto? È perfetto!